Questo video è offerto da qui allo showroom della ditta Automec, sita a Castellammare di Stabia, in via Giuseppe Cosenza, per presentare il quarto Firefest, che è un motoraduno, ma non solo motoraduno, organizzato dai Fire Brothers, un motoclub di Santa Maria della Carità. Ecco, qui siamo con il proprietario Antonio Delgado della ditta Automec. Qual è lo spirito con cui la ditta sponsorizza in effetti questo evento? La ditta ha ritenuto opportuno sponsorizzare questo evento perché è attinente al nostro settore commerciale, che vendiamo moto, come ben sapete. Diciamo, abbiamo ritenuto opportuno sponsorizzare questo evento perché è un evento importantissimo. All'epoca ci siamo incontrati con i ragazzi del motoclub, hanno chiesto la nostra collaborazione con la mia azienda e noi abbiamo dato la massima disponibilità. Abbiamo lavorato tantissimo, veramente tanto, e poi alla fine abbiamo anche pensato di coinvolgere la città intera. Infatti, se tu ben vedi, dopo il programma che abbiamo stipulato, ci sono tanti eventi, specie la domenica, dove si coinvolgeranno alcuni gruppi musicali di Castellammare, alcune scuole di danza sempre di Castellammare, e ci saranno tante persone della città. Quindi si è pensato prima a coinvolgere anche la città in tutto questo. Ci saranno corsi di emergenza, corsi di guida per bambini ed altre tantissime altre cose, tra cui anche delle gincane moto d'epoca. E adesso non ricordo tanto. C'è anche il live tour onda proprio grazie all'Automec. Finalmente raggiungo, mi ero proprio dimenticato. Anzi, poi ci sarà anche l'evento proprio qui nella piazzetta all'Automec. Sabato mattina ci sarà la colazione che offriremo ai motociclisti che vengono da fuori, e si andrà a fare poi un bellissimo giro in penisola sorrentina, partendo da Castellammare e arrivare a Sorrento. Anzi, proprio mi ero anche dimenticato, faremo visitare anche le nostre bellezze che poche persone conoscono a Castellammare, la Reggia di Quisisane e anche gli scavi di Castellammare, della famosa Stabia. La ditta Automec non è nuova a questi tipi di sponsorizzazioni, ricordiamo le tante altre sponsorizzazioni che sono state fatte, l'ultimo in ordine di tempo con Stabia in Strada, il gruppo capitato da Francesco. Sì, all'epoca c'era il gruppo Ferrari, sì, noi siamo sempre vicini, diciamo, a questi eventi, motori, moda, ma siamo proprio vicini agli eventi che coinvolgono la città, perché bisogna fare queste cose per la città. Speriamo che vada tutto bene e speriamo che la città e i cittadini capiscano. Siamo qui invece poi con il rappresentante, uno dei rappresentanti della Fire Brothers, il presidente Michele, ovviamente quindi ci tiene a sottolineare la propria qualifica, è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare, in questo caso dare a Michele ciò che è di Michele, ecco una piccola battuta. Ecco, questo motoraduno non vuole essere, come diceva qui anche il signor Antonio Delgaudio, solo un modo per far arrivare qui i motociclisti, ma sarà anche un modo per sviluppare anche altri aspetti, ecco, non solo la sicurezza stradale, ma anche il discorso il primo soccorso, ma soprattutto domenica ci sarà la giornata conclusiva che sarà scoppiettante. Allora, la giornata conclusiva è stata organizzata dal direttore artistico del comune di Castellammare di Stabia, dove ci ha portato parecchi artisti, una decina di artisti che canteranno nel nostro motoraduno, e poi ci saranno i saluti finali con una pizzata offerta da alcuni amici e una torta finale dalla pasticceria Jolly. Per quanto riguarda il motoraduno, noi facciamo due feste all'interno del motoraduno: il sabato la festa Bikers, che è una sezione del mototurismo che sta prendendo piede in tutta Italia, e poi la domenica ci sarà il TMR, Trofeo Mototuristico Regionale, dove si vince a fine anno dei premi dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il convegno verrà presieduto dal consigliere federale Antonino Schisano, e poi ci sarà anche la domenica mattina, invece ci sarà anche l'intervento sul primo soccorso, molto importante per i giovani. Abbiamo coinvolto le scuole per i convegni, abbiamo fatto vari giri turistici, come diceva prima Antonio, proprio per dare importanza anche alla città di Castellammare, che vuole non rinascere, però fa vedere che siamo presenti qui per rilanciare, promuovere e rilanciare il nostro paese.
Ricordiamo che ci sono tanti patrocini, il Fire Brothers è associato alla FMI, quindi la Federazione Motociclistica Italiana, ma Castellammare con l'assessorato ha risposto in maniera positiva dando il patrocinio morale, quindi la disponibilità di questo, dello spazio, ecco, in Villa Comunale. Ricordiamo quali sono i giorni in cui si svolgerà tutta l'intera manifestazione? Sì, allora a proposito vorrei ringraziare tutta l'amministrazione di Castellammare, e il sindaco e anche tutto il resto. Specie all'assessore Giuse Amato, l'assessore Nicola Corrado, anche tutto il reparto della Polizia Municipale, il comandante Primis e tutti i restanti degli uffici. La manifestazione si svolgerà il 19, che è venerdì, inizierà alle ore 17 precisamente con l'iscrizione dei primi motociclisti venuti da fuori, sabato tutta la giornata, fino penso a notte inoltrata, e tutta la domenica altrettanto. Tutto questo si svolgerà nella location della villa comunale, la bellissima nostra villa comunale, dove ci sono tanti stand e dove ci sarà tante bellissime moto da poter guardare, e unici esemplari, tra cui sarà anche sicuramente un gruppo di motociclisti con moto d'epoca che ci faranno vedere le bellezze del loro moto. Allora, volevo ringraziare anche io il comune di Castellammare di Stabia per il patrocinio morale, tutti gli assessori, sindaco e vice sindaco che ci hanno fatto realizzare questa manifestazione, che non è diventata solo motoratura come avevo detto prima, ma anche una cosa per la città e per il e anche per la penisola sorrentina. Un ringraziamento speciale va anche a Donello Siano, direttore artistico del comune di Castellammare di Stabia, e Cristiana Padula che ci presenterà tutte e tre le serate. Quindi tre giorni per promuovere non solo la moto, quindi diciamo l'aggregazione, ecco, di appassionati della moto, ma soprattutto venite qui a Castellammare per vedere le bellezze di Castellammare, grazie anche a Live to Ronda, quindi grazie anche alla ditta Automec.